Siamo giunti all'ultimo spicchio di puntata qui con noi, per esempio, e andiamo a recuperare un torto fatto non tanto a lui, sicuramente non a noi, quanto al buon gusto. Quanto al buon gusto degli ascoltatori. Okay. Ossia le lezioni di Galateo, di cui i nostri ascoltatori pare siano ghiotti, e non è possibile che loro ne facciano a meno per una settimana intera. Ieri, causa Aledanno, non siamo andati in onda con le lezioni di Galateo, e quindi recuperiamo oggi. Ben ritrovato la Pomazza Fontana. Bonsoir, mes amis, bonsoir. Un torto all'umanità intera, come lei giustamente ha posto la iota al posto giusto. Senta, naturalmente. Abbiamo un sacco di domande, due prima di tutto. Idiota, certo, da iota a idiota, è un attimo. Allora, dicevamo, abbiamo delle domande che dobbiamo farle prima di che scappino dalla testa, che sono state esacerbate durante questa ora e mezza d'onda circa. La prima è: chi prima arriva meglio accomoda, segue le regole del Galateo o no? Ma naturalmente no, anche perché la Vox Populi in questo caso non è mai la Vox Dei. Sappiamo bene che bisogna sempre essere così accondiscendenti, insomma, anzi, se uno si accomoda per primo deve sempre essere pronto a balzare in piedi nel caso acconcio. Altra domanda che è giunta oggi dagli ascoltatori. Ho deciso di fargliela io dopo una telefonata abbastanza delirante di un ascoltatore. Volevo chiederle: ma io, cugino di una sposa, non ricevo l'invito del matrimonio ufficiale, si sarà perso, posso non andare anche se so che c'è il matrimonio? In caso cugino primo è un po' dura, eh. È vero che fratelli coltelli, e per cui magari anche cugini parimenti, per cui non siamo certamente tenuti. Poi possiamo sempre invocare dei problemi emorroidari. No, molto, molto, veramente gran classe. SMS. E mancano ancora minuti. SMS conto. Che giunge al 331-6214013. Se accompagno un complimento scritto diretto ad una signora con un pezzo di musica che mi ha ispirato il suo sorriso e glielo esplicito, dal punto di vista del Galateo, che si dice? Dipende dal pezzo. Se è una di quelle vaccate che ogni tanto vengono passate anche dalla peraltro insopprimibilmente di buon gusto coppia Facchini-Viegoli, come per esempio i famosi pezzi appunto di gusto popolare come quelli dei Bastille che citammo, per esempio, oppure il famoso I Follow che ci portiamo per i prossimi 50 anni, in tal caso la risposta è no. Ma l'ha scritto lui il pezzo! Se l'ha scritto lui è ancora peggio. Ma mettiamo che lui è uno degli autori dei Bastille, siamo da capo. Bastille, ma chi sì, sono? È una band di giovani. Ma sono Baustelle, quale... che dice lui. Bastille. No, lui si accompagna alle mode giovanili. Ah. Scusate, non vi ho sentito bene. Chi è dei due che non conosce i Bastille? Io, Diegoli. Ma io sono troppo super giovane per non conoscerli, Bastille. No, non ci posso credere che Diegoli sia un tale vecchio barbogio da non andare a fare il fan del Bastille. Allora, il Galateo in questo caso mi proibisce di dire sì, lo è? No, ne ha facoltà. Ne ha facoltà, quindi sì, lo è. Allora, altra domanda che mi è venuta in mente proprio oggi a pranzo, caro Lapo. Sì. Allora, la sbavatura quando bevi sul bicchiere mai? Cioè, sai quell'allone brutto di labbro? Terque quaterque testiculi stactis. Che cazzo? Orribile. Cos'è? Una citazione di Harry Potter? Sì. Cos'è che è quella? No, è sempre una cosa dalla quarta catilinaria. Anzi, dalla prima, usque tandem catilina. Ma cos'è la bicicletta? A pazienza nostra nello sbavazzare. Vi dirò, ho conosciuto recentemente una cantante, di cui non farò il nome, molto carina e peraltro bravissima, che ha partecipato a Sanremo, eccetera. Le ho passato era un po' truccatina, le ho passato il bicchiere, mi ha lasciato uno sbavazzo, una specie di cassola di rossetto sul bordo, e io ne sono stato vivamente turbato. Ecco, facciamo la radioascoltatrice a non truccarsi e a non sbavazzare. Allora, la domanda è questa qua: nel momento del rosso e rossetto è troppo evidente, ma nel momento in cui si lascia un alone sul bicchiere, sì?
Cretinetti. Aspetti, è duopo far finta di niente e cercare di nasconderlo tipo mettendogli davanti alla bottiglia del Santo Pellegrino, oppure con un gesto di velocità e di scaltrezza come un catamarano, agile come un catamarano, provare a pulirlo con il dito molto velocemente, rischiando altresì di peggiorare la situazione. A pulire cosa? L'alone, ecco, no, vabbè. La sbavazza. No, io consiglierei, lei molto giustamente cita il catamarano, io ancora più rattamente farei il gesto del barista medio, cioè? Di prendere un tovagliolo, sì? Ficcarlo sotto il culmine della tovaglia, ovvero del tavolo, e dare quella ravanata in direzione anti-oraria sostanzialmente, che si dà quando si sciacquano i bicchieri, no? Avete presente il gesto che fanno mettendo la macchina squash, 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 e farlo con il tovagliolo, in modo che la sbavazza si distribuisca e o scompaia. Lapo, arrivano altre domande per lei proprio via SMS, poi ne abbiamo anche una dal vivo dalla nostra ospite. Allora, se sto aspettando l'autobus e incontro una persona conosciuta ma non amica, posso stare in silenzio o devo fare conversazione? Ci chiede Gaia. Ah, cara Gaia, guardi, questa è una cosa tipica purtroppo delle popolazioni milanesi, visto che noi quest'oggi parliamo tutti da Milano. Questa tendenza all'essere poco urbani, cioè a far finta un po' di niente, è tipica dei milanesi, però mi tocca dire che è sommamente inurbana, per cui se è costretta quantomeno a salutare questa persona, intrattenersi brevemente e poi invocare in subordine i famosi problemi emorroidari della città. Oh, perfetto. Abbiamo la domanda da questo punto di vista, fare solo un gesto con il mento dicendo ah sì ti conosco, ciao, tipo bella zio, però solo con il mento, il classico cenno, vale? E altra domanda, che il telefono squilli proprio in quel momento e lo metti all'orecchio anche se non è vero. Ah, quella è ottima, anch'io la faccio spesso, cioè tiro fuori la mia cornetta in maniera del tutto surrettizia, sì. Fingendo chissà quali comunicazioni da parte di gnocchi mirabolanti. Dovete sapere, ascoltatori, che con l'eleganza che lo contraddistingue da sempre, dal primo vagito fatto con la R Moscia, il nostro Lapo Mazzafontana va in giro con una cornetta. Con una cornetta al posto dell'auricolare. Se non ci credete, andate su presempio.radiopopolare.it perché c'è una sua foto che lo ritrae proprio con la cornetta. Va bene, vero. Senti, ci è venuto a trovare un'ascoltatrice in onda. Seguendo le perfette regole del Galateo, e invitiamo tutti coloro che verranno nelle prossime settimane a trovarci a fare lo stesso, ha portato anche vivande, molto bene. Però a questo punto la nostra Manuela ha una domanda per di Galateo. Tanto benvenuta Manuela, anche in onda mille. Almeno, visto che sì, non è ancora parlato. La domanda per Lapo. Intanto, bonsoir, monsieur Lapo, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Et allez. Oh. Bonsoir, mademoiselle, c'est un plaisir pour moi non plus. Voilà. Merci bien. Allora, dunque, per una festa organizzata in giardino, una cosa informale dove ognuno porta qualcosa, ho mandato degli inviti a delle persone, degli amici, i quali in parte non hanno risposto nonostante io abbia sollecitato una risposta per organizzare le cibarie. Se poi queste persone che non hanno risposto si presentano a mani vuote, come mi comporto? Ma essendo miei amici, soprattutto la volta successiva, li invito nuovamente? Questa è una domanda delle 100 pistole. Lei naturalmente, cara Manuela, non ha contemplato la possibilità di sottoporli a una decina di vergate sulle terga, e questo forse anche è testimonianza del suo, così, della sua bonomia. Però io le consiglio in realtà in tali casi questa cosa, perché poi alla fine questa, come dire, questo olocausto della schiena dell'ospite in fingardo alla fine della fiera estingue ogni peccato. Non volendo incorrere in questo genere di violenze barocche, probabilmente bisogna un po' abbozzare e la prossima volta invitare amici in fondo un pochettino più prodighi. Lei che dice? Sono d'accordo, sono per l'educazione, la risposta. La controdomanda. Senti, possiamo fare un passo indietro? Cos'è? Era tigro? Che cos'è? No, che... non è tigro, sono altri veltri della muta che si accompagnano al tigro. Tigro è il capo muta. Che cazzo che è veltri? Veltri, beh, lui è... Ma scusi, Lapo, ma un nobile come lei, il capo muta dei suoi cani non lo chiama, che ne so, Vercingetorige? Ma tigro è il nomignolo, ha un pedigree lungo 4 metri, scusa. Non lo chiama Giulio Cesare Adriano Conquistatore di Mondi, non lo chiama
chiama Gozer il Gozeriano, ma lo chiama come l'amico di Winnie Pooh. Ma è sempre così, anche il mio Augusto figliolo, che ha un nome lungo 6 metri, il mio erede legittimo, è soprannominato Percy, in realtà, abitualmente, anche se sua madre poi si lamenta perché vorrebbe che io lo chiamassi con tutte le sue titolature barocche e non sempre veritiere, naturalmente. Però in questo caso il mio cane si chiama Tigros da Nogara, dei nogaroidi, e viene soprannominato Tigro. Va bene, fermati qui, perché veramente abbiamo chiuso. Guarda, chiudiamo con l'Apo, con un ultimo SMS che ritorna sulla querella sbavatura di Rossetto quando una tua interlocutrice beve a tavola a fianco a te sul bicchiere. L'SMS dice: a me la sbavazza di Rossetto fa sangue. Vabbè, manina, anzi, scusi, a me la sbavazza di Rossetto mi fa sangue. Sì. Prima roba, la grammatica è morta. Ma insomma, si sa che però l'arrapamento determinato dalle cose turpi però vive di una zona franca. Fermo. No? Allora, si può pensare, e va bene, ma si può dire o è meglio non dirlo? Ma insomma, voi sapete, c'è persino gente che, a parte che, come diceva la già citata molte volte Ziada, c'è sempre gente che ha sempre lavorato, cioè immaginiamoci, le persone che hanno sempre lavorato non si può pretendere che abbiano del buon gusto, naturalmente, per cui questi poi si beeranno di queste porcherie oppure di questi orribili rossettoni comprati dal supermercato, naturalmente. Come facciamo? Li perdoniamo oppure incorriamo nelle 10 vergate? Ma dei la sentenza. Perdoniamoli, un saluto a lei, a Ziada. Soprattutto. E saluti alla vostra ascoltatrice che incontrerò volentieri quando mi inviterà. È qua. Eccoci. Va bene, sì, ci conti. Arrivederci. Arrivederci, Lapo, grazie. Arrivederli.